Come iniziamo? E se iniziassimo con C'era una volta? Quante storie avete sentito cominciare così? Facciamo qualcos'altro? Ah, ecco come si inizia un film! No, lasciamo stare, sa di una cosa già vista, non trovate? Oh, no, il libro no, sei già visto il libro delle favole che si apre. Chiudiamo il libro, non se ne parla. Facciamo così. Ciao bambini, siete pronti? Inizia, raccontami una storia e poi tutti a nanna, mi raccomando. Il mappamondo. Il giorno del suo compleanno, Dario ricevette un sacco di regali, ma quello del nonno era senza dubbio il più strano di tutti, a partire dalla confezione. Non era la solita scatola col fiocco, ma una specie di palla avvolta da una carta azzurra che il nonno teneva sotto al braccio. «Ho indovinato, è una palla!» disse Dario. «Il nonno è proprio invecchiato», pensò. «Il pallone me lo ha regalato l'anno scorso». «Sei proprio sicuro?» rispose il nonno, porgendogli il regalo. «Attento a non farlo cadere», lo ammonì. «Questa è una palla che non rimbalza». «Com'è possibile?» pensò Dario. «Una palla che non rimbalza?» Scartò impaziente il pacco e lo vide. Era un mappamondo nuovo di zecca. «Vedi, noi siamo qui», gli spiegò il nonno, indicando un piccolo puntino sulla palla. «E qui ho conosciuto la nonna», disse indicando un altro puntino in mezzo al mare. Il nonno da giovane era stato un grande viaggiatore. Aveva visitato tanti paesi e conosciuto tante persone. La sera prima di dormire, il nonno spesso raccontava a Dario le sue avventure e Dario si addormentava sognando terre lontane. Ma ora, grazie al suo mappamondo, Dario poteva seguire meglio i racconti del nonno a spasso per il mondo. Se poi toccava quei paesi con il dito, gli sembrava proprio di essere lì. Ciao bambini, raccontami una storia, torna presto. Buonanotte e sogni d'oro.